E poi avremo nel 2022 anche un'altra serie. Una serie molto attesa, una serie che ha un budget colossale, un budget miliardario. Si tratta, non devo stare a dirvelo, di Lord of the Rings on Prime. Io sono qua che aspetto che diano un titolo ufficiale a questa cacchio di serie, perché non le palle fine di chiamarla Lord of the Rings on Prime, perché comunque col Signore degli Anelli ha poco a che fare per il semplice fatto che è ambientata qualche millennio prima, però finché ad Amazon non mi danno un altro titolo, mi tocca chiamarla così per farci sentire. Ecco, lunedì è stata rilasciata la prima immagine ufficiale di questa serie, unitamente alla data d'uscita. La data d'uscita è il 2 settembre 2022. Mi è stato fatto notare, tra l'altro, ma ho letto sui social che non me lo ricordavo a memoria, che il 2 settembre è la data, l'anniversario della morte di Tolkien, quindi insomma hanno scelto anche una data significativa da questo punto di vista, stanno facendo le cose fatte bene, quelle di Prime Video anche da questo punto di vista, perché insomma 2 settembre, segnatevi la data, è un venerdì se non vado errato, lasciatemi andare a controllare al volo sul calendario, sì è un venerdì, come sempre i venerdì sono un giorno fantastico perché Netflix, Prime Video fanno uscire le cose di venerdì, quindi sono sempre delle cose interessanti da guardare. Insieme a questa novità qua, a questo annuncio qua, è uscita anche un'immagine molto carina, molto simpatica, in cui si vede una città con una torre su una collina e si vede il sole al tramonto in distanza, poi c'è un'immagine in primo piano che non si capisce bene chi possa essere. Ecco, che cos'è questa immagine? Questo è il 2022 trailerino C. Giovanni e magari, perché no, sarebbe bello, ma chi lo sa? Ecco, ci si è chiesto ovviamente che cos'è questa immagine qua. Noi sapevamo che la serie avrebbe avuto a che fare con Numenor e quindi ci si poteva aspettare che questa città qua fosse qualcosa a che fare con Numenor. Però c'è un dettaglio interessante, e questo dettaglio ha a che fare con degli alberi. Se guardate infatti sullo sfondo di questa immagine, in prossimità del sole, c'è un albero gigante su cui sembra esserci il sole, e chi conosce il leggendario tolkieniano sa che la luce, al momento della creazione del mondo, dopo diciamo alcune vicissitudini, a dare luce al continente di Aman, a Valinor, la città di Valinor dove si trovano appunto i Valar, queste creature divine, sono proprio due alberi, l'albero del sole e l'albero della luna, che sono alberi giganti che emanano luce, uno ovviamente una luce dorata che è l'albero del sole, uno una luce argentata che è l'albero della luna, e quindi il fatto che ci fosse il sole su quest'albero ha fatto uscire di testa i fan tolkieniani, perché sono detto: ma questa è Valinor, questi sono gli alberi di Valinor, gli alberi della luce, e questo gli ha fatto uscire di testa, sia perché non ci si aspettava di vedere Numenor, ma non si sperava, sognava di vedere Valinor così apertamente, e poi perché in realtà gli alberi della luce, gli alberi del sole e della luna, che sono Telperion e Laurelin, il nome appunto elfico, sono alberi che compaiono nella prima era, non ci sono nella seconda era, e quindi questo ha aperto un altro interrogativo. Vedremo anche delle storie legate alla prima era, sembra proprio di sì, perché abbiamo questi alberi qua. Poi, diciamo, ovviamente, gente più esperta ha anche riconosciuto di che città si tratta. Si tratta infatti non della città di Valinor, dove si trovano i buoni vecchi Valar, ma si tratta di una città, la città di Kirion, costruita sul colle di Tuna, sempre non lontano appunto da Valinor. Questa è la descrizione: sulla cima di Tuna, che è una collina, venne costruita la città degli Elfi, le mura e i contrafforti candidi di Tirion, e la più alta del settore, la torre di Ingwen, Mindon e il Dialieva, il cui faro d'argento brillava da luce tra i bui del mare. Si tratta di una città su una collina che viene costruita in prossimità di un'apertura delle montagne che circondano Valinor, e fatta apposta perché arrivi la luce del sole e della luna, degli alberi del sole e della luna, a questa città. E quindi appunto l'immagine, niente poco di meno, è la città di Tirion. Se andate a vedere, tra l'altro, su Tolkienpedia, la pagina appunto dedicata alla città di Tirion, chiamata anche Cortirion, c'è la descrizione e l'illustrazione di Ted Nasmith. Presenta la torre di Ingwe, questa torre alta, che è praticamente identica alla torre che compare in questa immagine. Questo, diciamo, è sicuramente una cosa molto molto buona, anche se non è Ted Nasmith, ma John Howe come concept artist. Quindi la città in questione è stata, diciamo, identificata come la città di Tirion, sede appunto dei Noldor, è qui che abitavano Finwë, Fëanor, Fingolfin, Finarfin e compagnia bella, abitavano qui.
E io non devo nemmeno stare a dirvi che l'hype per questa serie qua è stato fomentato mille da questa immagine perché ci ha dato qualcosa che non ci aspettavamo di vedere. La serie di Tyrion, gli alberi, la prima era, erano cose che non ci aspettavamo di vedere. Ci aspettavamo uno, ci aspettavamo la seconda era, e era da baciarsi i gomiti anche solo questo. Invece sapere vedere gli alberi, che sono prima era, cioè proprio qua non ci si può sbagliare, gli alberi sono solamente la prima era, la seconda era, gli alberi non ci sono più, l'Arwen e il Telperion non sono più tra noi. Vedere la città di Tyrion, che è la sede appunto dei pezzi grossi, cioè Fingolfin, Feanor, Ragazzi Segreti, Silmarillion, sta fremendo, e quindi tanta roba, sono necessarie aspettative altissime per questa serie, Massimiliano concorda, anch'io, ragazzi, anch'io. Purtroppo non aspetto la perfezione, quindi è facile essere delusi, e questo, diciamo, è sicuramente un rischio, è sicuramente un rischio, non lo metto, non lo nego, però come dicevo nella scorsa live, commentando le 20.000 notizie, date, per esempio quella sulla nudità, quella sulle presenze di personaggi di colore, e guardando questa immagine qua che è perfetta, oltre a sorprendente perché ci presenta delle cose che non ci aspettavamo di vedere, finora non stanno sbagliando niente, finora non stanno sbagliando niente, e quindi insomma questa serie può essere solo due cose, questa serie può essere solo due cose, può essere o la serie migliore che abbiamo mai visto, o il più grande flop di sempre. Non può esserci una via di mezzo perché c'è una sono aspettative talmente alte, hanno speso talmente tanti soldi che o è un successo astronomico, sia artistico che commerciale, oppure è un flop. Oppure un flop, non c'è via di mezzo. Non puoi dire, ma sì, dai, una serie buona, niente male. Cioè, non è come, non lo so, la prima stagione di The Witcher, non c'erano particolari aspettative, non avevano un budget colossale, quindi se anche avesse provato, diceva che insomma non è granché, però c'è, cioè, stica, può succedere, per carità di Dio, niente, niente di che. È un po' come l'ultima stagione di Game of Thrones, cioè dopo le aspettative che si erano create, è chiaro che o avessero fatto un finale fantastico o sarebbe stato un flop come in effetti è stato. Cioè, ripensando c'è mente fredda l'ultima stagione di Game of Thrones, cioè in sé per sé non è così orribile, ha i suoi momenti, però se lo confronti con tutto quello che è stato prima, con le aspettative che c'erano, è stato un flop. E quindi è, diciamo, lo stesso discorso, vale anche oggi, sono aspettative talmente alte, c'è un materiale di partenza, c'è un materiale di partenza, raga, che è talmente, talmente bello, talmente, talmente forte, che o viene fuori un capolavoro, oppure sarà una delusione, mi dispiace dirlo. E quelli di Prime Video ovviamente lo sanno, per questo stanno spendendo un occhio alla testa, per questo stanno facendo le cose fatte bene, perché parliamo, insomma, commercialmente parlando, se viene fuori un capolavoro, sono praticamente sistemati a vita perché poi possono sfruttare questo universo fenomenale creato da John Tolkien. Queste cose non è perfezione, un flop, Giovanni, spiace, ma così con te quei soldi non puoi fare una serie buona, molto buona, deve essere assolutamente perfetta. Grimmio Segnano ci dice, vero, sì, sono assolutamente d'accordo con voi, assolutamente d'accordo con voi. Finora stanno facendo le cose fatte bene, dico questo. Giovanni dice, può nascere una nuova Marvel? Sì, può nascere, sì. Decisamente, cioè se azzeccano questa serie poi possono campare di rendita, possono campare perché hanno i diritti praticamente per fare qualsiasi cosa vogliono. Prima era, seconda era, sanno 20.000 storie, il Silmaril, cioè il Silmaril non puoi fare. Ogni pagina del Silmarillion puoi farci un film, puoi farci un film. C'è, cioè, la storia di Beren e Lúthien, puoi fare 5 film solo su quella storia lì, puoi fare una serie TV di 5 stagioni. La storia di Túrin uguale, cioè, c'è talmente ricca come cosa che possono veramente diventare, può essere veramente una cosa storica.